Allora, siamo arrivati alla fine del primo modulo, quindi lo schema dice di lavorare le 18 maglie a dritto sul rovescio del lavoro, fino, diciamo, ad arrivare alla prima delle 36 maglie, ok? Perché stiamo tornando indietro. Quindi siamo a questo punto qui. Allora, siamo sul rovescio del lavoro perché vedete che il mio segnalino, il mio segnamaglie per dire che siamo sul dritto è dall'altra parte. Il modello a questo punto dice: finite le 18 maglie a dritto sul rovescio del lavoro, avviare, non girare il lavoro e avviare a nuovo 18 maglie. Quindi a questo punto del lavoro avviamo 18 maglie in questo modo. Quindi sollevo il filo, faccio passare la punta sotto tutti e due i capi che ho intorno al pollice e faccio una nasolina. Così. Così fino ad avere 18 maglie. Ecco, abbiamo le nostre 18 maglie avviate, quindi possiamo girare il lavoro e a questo punto ci serviranno due segnamaglie, perché lo schema dice di lavorare 18 maglie, inserire un segno, lavorare 36 maglie, inserire un segno e avviare a nuovo altre 18 maglie. Quindi adesso cominciamo lavorando le prime 18. Allora, c'è da dire che quando si avviano le maglie a nuovo con il metodo che vi ho fatto vedere, le maglie si presentano come se fossero ritorte, quindi non sono semplicissimi da lavorare. Adesso io ve lo sto facendo vedere lavorando con il filo a destra. Ok, vedete che la maglia sembra quasi ritorta, quindi diciamo che è un po' più stretta da infilare, però piano piano insomma si riesce a lavorare tranquillamente. Inserisco il segno dopo le prime 18 maglie, poi vado a lavorare tutte le 36 maglie a dritto sempre. Allora, il filo che io sto usando è un filo molto bello che si chiama La Mora ed è un filato di lane cardate. Non so se l'avete mai lavorato, se conoscete questo marchio. Fanno lane di altissima qualità. Queste lane hanno una resa molto alta perché, per esempio, questo è un filato di lana e angora, questo è un 75% lana merinos, 25% angora, sono gomitoli da 50 grammi e sono 180 metri. E anche se l'etichetta, se la fascetta dice di lavorare col 4, 3,5-4, io adesso sto lavorando per esempio con il 4,5. Quindi diciamo che per essere un filo che si lavora con questo spessore, 180 metri sono veramente tanti. Allora. Allora, ci sono alcune maglie che me le ritrovo ritorte, perché sono le maglie, diciamo che la prima maglia che lavoriamo quando torniamo indietro, no? La maglia che passiamo dipende da come la passiamo. Io di solito la passo a dritto e quando al ferro successivo la incontro di nuovo me la trovo ritorta. Per me non è un problema lavorare le maglie ritorte, quindi è per quello che mi vedete lavorare qualche maglia dritto e qualche maglia dritto ritorto. Allora, sono alla fine delle 36 maglie dopo le prime 18. Quindi inserisco l'altro segno e vado ad avviare
nuovamente le 18 maglie, così come mi dice lo schema. Quindi vuol dire che alla fine di questo ferro avremo 72 maglie. Ho finito di avviare anche le ultime 18 maglie, quindi la situazione a questo punto è questa. Noi abbiamo 18 maglie avviate da una parte, la nostra prima foglia in mezzo, qui siamo sul dritto del lavoro, e le altre 18 maglie. Quindi noi siamo a questo punto, abbiamo questo bordo della foglia B, tutta la foglia A e il bordo della foglia C. Finite di avviare il secondo gruppo di 18 maglie, il modello dice che possiamo girare il lavoro e lavorare il diagramma, questo qua, diciamo, lui lo chiama sempre A1, sulle prime 36 maglie. Quindi abbiamo il filo da questa parte, lavoreremo queste 18 più altre 18. Si riparte da qui. Quindi queste saranno le nostre 36 maglie. Quindi lavoreremo 36 maglie a dritto sul rovescio del lavoro e poi si ricomincia con i ferri accorciati. Devo dire una cosa, credo che in questo modello ci sia un errore per quanto riguarda il posizionamento dei segnamaglie, perché lui dice di inserire i segni dopo le 18 maglie avviate, ma credo che questo sia un errore, almeno io non riesco a capire quale sia la funzionalità. Per esempio, guardate, io ho già cominciato a lavorare il mio primo ferro di dritto sul rovescio del lavoro. Quindi ho lavorato le prime 18 dove avevo il primo segno e poi ne ho lavorate altre 18. In questo modo ho le 36 maglie che mi servono per costruire la foglia. Quindi non riesco a capire questo segno in mezzo al lavoro cosa mi possa servire. Credo che sarebbe molto più utile avere un segno a questo punto del lavoro, in modo da suddividere le 36 maglie della foglia B, come dice qui, dalle altre 36 maglie della foglia C. Ok? Quindi anche questo segno credo che non abbia molto senso a questo punto, però finché non lo incontro io continuo a lasciarlo. Adesso che lavorerò sempre avanti e indietro queste 36 maglie, veramente questo segno non ha, secondo me, non ha alcun senso, quindi io tranquillamente lo tolgo, ma se volete tenerlo, tenetelo. Quindi a questo punto io ho già fatto il mio primo giro e comincio. Quindi girando il lavoro in questo modo, quindi sono sul dritto del lavoro e comincio a fare le mie 16 maglie a dritto, gettato 2 maglie insieme a dritto. Poi giro il lavoro, passo la prima maglia e lavoro tutte le altre maglie a dritto fino alla penultima e così via come abbiamo già fatto per la prima foglia.